Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con l'immancabile tè, ci sono anche i dolcetti, ma quelli arrivano con Luca perché oggi mi sono messa a fare il video qua fuori e da sola ho paura che le gatte rubino qualcosa senza che io me ne accorga. E comunque, dicevo, sono qui con l'immancabile tè per presentarvi il quinto racconto di quest'anno che ho deciso di intitolare Chi ha ucciso Bruno. Se mi seguite da un po', già saprete un pochino di che cosa parla questo racconto. Infatti, nei video precedenti vi ho raccontato quanto questa domanda mi abbia un po' assillato. Chi ha ucciso Bruno? Continuavo a dirlo a mia nonna, ma chi ha ucciso questo Bruno? Ma chi ha ucciso Bruno? E lei a sua volta me lo richiedeva, poi mi diceva, ma potrebbe essere stato questo? Potrebbe essere stata quest'altra? Oppure arrivava lì e mi diceva, ma alla fine si è capito chi è stato? Allora, siccome questa domanda è entrata veramente a far parte della nostra quotidianità, ho deciso di assegnarle un ruolo importante, ovvero quello di titolo. Come sempre, la copertina è stata realizzata da mio papà. Per tutti quanti i racconti, anche per l'ultimo che uscirà poi a novembre, la copertina potrebbe sembrarvi simile, ma in realtà è diversa perché ad ogni racconto mio papà ed io abbiamo associato una carta dei tarocchi differente. In questo caso c'è la carta della giustizia. Adesso mio papà si deve ingegnare perché a dicembre uscirà la raccolta dei racconti in versione cartacea, così ne approfitto per rispondere a questa domanda che ho ricevuto abbastanza spesso. Sì, ci sarà la versione cartacea, mio papà appunto si deve ingegnare per quanto riguarda la copertina e non sarà solo una raccolta di racconti, ma anche una raccolta di ricette per la merenda, ovvero tutte le ricette che vi ho mostrato in questi video per presentare i racconti. Comunque, di che cosa parla Chi ha ucciso Bruno, che per ora è disponibile solamente in versione digitale? Parla appunto di Bruno. E l'investigatore privato Carlos Ruggeri dovrà scavare a fondo nella sua vita, che non è una vita proprio tanto tanto onesta, per capire che cosa gli è successo. Non vi dico nulla di più perché, come vi ho già detto negli altri video, i racconti sono molto brevi e troppe informazioni vi rovinerebbero la lettura. Ne approfitto anche per ringraziarvi per come avete coccolato tutti i racconti precedenti. Grazie veramente. Quindi a questo punto è arrivato il momento dell'assaggio. Primo assaggio lo faccio con Luca e poi alla fine l'ultimo assaggio con la nonna. Ecco Luca, ecco i Molto dolcetti. belli. Vero? Sì, La carini. crema viola secondo me dà un bellissimo tocco. Tra l'altro questa crema, non so se ti ricordi, un po' di tempo fa l'ho usata per farcire una torta. Ah, sì. Non so se ti ricordi e si può sfruttare anche in questo modo. Ora direi di andare all'assaggio. Ho bevuto un po' di tè che mi mancava, perché oggi pomeriggio non ho ancora bevuto. Buoni. Buoni, buoni. Molto buoni. Ora capiamo anche noi cosa ha provato Carlos Ruggeri nel racconto, perché, lo dico per chi è arrivato da poco, quest'anno ho deciso di pubblicare un racconto a mesi alterni e di associare a ogni racconto una ricetta. Vi lascio in descrizione i link di tutti gli altri video e mi piaceva l'idea, visto che il racconto si può leggere comunque in un lasso di tempo abbastanza breve, mi piaceva l'idea che magari chi voleva calarsi di più nel racconto potesse fare merenda appunto con il racconto. Detto la parola racconto un'infinità di volte e quindi, oltre a darvi questo spunto con la ricetta, ho inserito tutte quante le ricette all'interno dei racconti. Ho fatto un danno, ragazzi. Ho fatto un danno. Parla, parla. Invece magna, magna. Magna, magna, di magnani più. Invece questa, oddio, la situazione è sempre peggiore. No, no. E dicevo, in questo racconto questi dolcetti hanno fatto Me felice ne mangio un Carlos. altro? Sì, vai, vai pure. O Poi no? sì, vai, vai. Basta che ne Volevo resti rubare uno per la nonna. la nonna. È arrivata anche la nonna ad assaggiare il dolcino. Vediamo se ti piace, nonna. Assaggia. Prendi il tovagliolo che io prima ho fatto un danno.
ancora non l'ho assaggiato questo. La crema, ti piace il colore? Sì, bello. Gatel viola. È l'amore mia. Lo sapevo. Buonissimo. Bene, sono contenta che ti piaccia. Adesso ti devo fare una domanda. Ma chi ha ucciso Bruno? Chi lo sa? Lo sa chi ha letto il racconto. E chi lo sa? Il primo passaggio per realizzare questa ricetta è andare a ritagliare la pasta sfoglia. Io da un rotolo rettangolare ho ricavato 9 quadratini, ma volendo si possono anche creare quadrati più grandi o più piccoli. Per creare il bordo esterno rialzato sono andata a incidere i lati creando due L, quindi ho lasciato due angoli uniti e poi ho semplicemente ripiegato la pasta su se stessa. È molto più difficile da spiegare che da fare e credo che le immagini parlino meglio di me. Prima di infornare i quadratini li ho spolverati con un po' di zucchero. Mentre la pasta sfoglia era in forno mi sono occupata del secondo passaggio, ovvero creare la crema. Come prima cosa ho schiacciato le more, potete utilizzare anche qualsiasi altro tipo di frutta. Poi ho aggiunto lo zucchero al mascarpone, ho mescolato molto bene con una frusta e infine ho unito tutto quanto, quindi panna, mascarpone zuccherato e more. E viene fuori una crema buonissima e vi ricordo che trovate le dosi precise tutte quante in descrizione. Infine ho messo la crema all'interno dei gusci di pasta sfoglia, io ho adoperato la sac à poche perché sfrutto ogni occasione per allenarmi visto che non sono molto brava e però si può anche farcire semplicemente con un cucchiaio. Vi consiglio di mangiare subito questi dolcetti perché comunque la crema poi tende a far ammorbidire un po' la pasta sfoglia, invece è buona quando è croccante, quindi piuttosto farciteli al momento. E nulla, spero che vi sia piaciuta, che il racconto vi piaccia, ci vediamo al prossimo video.